Con il nuovo decreto in vigore da domani, lo Stato sarà diviso in tre zone: rossa, arancione o verde. L'Abruzzo farà parte delle regioni verdi e quindi sostanzialmente non cambierà nulla rispetto all'ultimo decreto. Lo sport all'aperto sarà consentito a patto che si rispetti la distanza interindividuale di 2 metri. Lo stesso varrà anche per le zone arancioni, mentre discorso diverso per le zone rosse, dove lo sport all'aperto sarà consentito solo nei limiti della propria abitazione. Per quanto riguarda il campionato di pallacanestro e più nello specifico della Serie B maschile, non cambia nulla. Infatti, indipendentemente dallo stato in cui si trova la regione, per il girone C solo il Veneto è arancione mentre Marche e Abruzzo sono verdi, i campionati professionistici e dilettantistici di vertice, tra cui la stessa Serie B, restano consentiti. Sullo stesso argomento, settimana scorsa sono usciti anche i protocolli che prevedono per il campionato di Serie B l'esecuzione di un tampone antigenico o molecolare ogni 14 giorni e lo stesso tampone deve essere compiuto 48 ore prima della partita. Nel caso di positività, il giocatore viene isolato e non prende parte alla gara. Per quanto riguarda invece i criteri di disputa della gara stessa, facciamo riferimento alle regole messe in atto per la Serie A, non essendocene specifiche per la Serie B, e quindi la partita si potrà giocare se saranno disponibili almeno 6 giocatori per squadra. Parlando di Supercoppa, Roseto Giulianova è stata nuovamente rimandata. La gara si giocherà infatti l'11 novembre al Palamargetti alle 20 e ci sarà anche una diretta Facebook del match. La gara è ormai poco più che un'amichevole, dato che la TASP, vincendo a Civitanova, ha raggiunto il secondo turno e se la vedrà domenica alle 18 contro Rieti per la prosecuzione della competizione. Per gli uomini di Trullo, quello contro Giulia Basket sarà un test importante anche in vista del campionato che inizierà domenica 22 novembre a Iesi. The only thing I